ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video che giro in ritardo. Spero che Minerva sia brava e lì che mi sta guardando dal box. Io mi auguro che resista tranquilla per questi 10 minuti. Oggi parliamo dei miei acquisti di aprile. Stavo dicendo di gennaio, cosa c'entra? Non lo so. Va bene. Allora, vado un po' a caso, vado un po' al contrario, vado un po' mischiato. Ho recuperato un po' di continui di serie e fini di serie. In teoria questo book haul doveva essere grande a maggio, quindi in realtà poi sarà grande anche a maggio. Non era previsto fare tutto questo disastro ad aprile, anzi vi dirò di più, fino al 26 aprile io sono stata bravissima, ok? Fino al 26 aprile. Poi gli ultimi 4 giorni non so cosa è successo, poi ho fatto wow. Vabbè. Allora, partiamo da due libri della promozione 990, di due libri 990 della Feltrinelli. Di solito io non trovo mai nulla che mi interessi particolarmente in queste promozioni. Quest'anno ero partita che ne volevo 6, poi mi sono fatta un po' un controllino di cose, sono calata a 4. Poi ho capito che in realtà quelli che mi interessavano effettivamente erano 2,5. E vi dico già che vabbè, appunto 2 vedete che li ho presi, perché ok. Il mezzo, per fortuna, interessava anche a Gio, quindi l'ha preso lui. C'è un aneddoto divertente su questo libro in particolare, che adesso poi vediamo qual è. Però siccome abbiamo registrato prima il book haul di Gio, in realtà l'abbiamo raccontato là, quindi vabbè, niente. Oggi non ve lo spoilerò, attenderete giovedì per sapere l'aneddoto divertente sul libro dei 5 anelli di Miyamoto Musashi, che ho accoppiato con Le piccole libertà di Lorenza Gentile. Erano due libri che io volevo già comprare da tempo, dire il vero. Non so se sentite Minerva che fa le pernacchie. Non sei molto carina come fan della tua mamma, però, eh? Non ci fanno le pernacchie la mamma. Mi ha fatto una faccia tipo... così, proprio col dito in bocca. Erano due libri che già volevo recuperare, a prescindere. Però non mi decidevo mai, visto che c'è stata la promo, così vai, lasci là, no, li prendi e basta. Tra l'altro, di Lorenzo Gentile avevo già letto Teo, che mi era piaciuto tantissimo. E quindi, insomma... qui si parla di libri, librerie e cose del genere, quindi capite bene che c'era scritto Melissa, prendimi, grazie! Allora l'ho preso, grazie. E vabbè. Poi è uscito anche in italiano il primo volume dei Wayward Children e Una porta per ogni cuore di Shannon Maguire. Cosa fai? Lo lasci là? No, te lo compri al volo anche. Costa solo 15 euro, quindi insomma ci sta per essere una copertina rigida. Ehi, ehi, ehi. Tutto bene? Tutto bene, ti voglio mangiare un unicorno, amore, ma è più grosso di te. Infatti. Posso andare avanti? Grazie. Stavo dicendo, 15 euro per essere una copertina rigida. Le pagine colorate. Allora. il titolo qui, pressato, e poi sotto... la tua coperta, comunque un'altra immagine, tutto, pur non essendo nell'edizione grande e grossa, anzi io preferisco che sia un'edizione più piccola, sinceramente, per me 15 euro ci stanno tutti. E niente, questo come sapete è una serie che... cosa c'è di me? Ma come oh? Ma lì! Oh, alla mamma dici te! Ma ti svito le orecchie? Cioè mi devo muovere, insomma, abbiamo capito. Stavo dicendo che... come sapete è una serie che mi sta piacendo tanto, lo sto leggendo in lingua, però la volevo recuperare anche in italiano. Allora, basta, giovanotta. E quindi l'ho preso proprio subito il giorno dell'uscita. Poi ho recuperato anche Follow the Orvosi di Sebastiano Castel, che è il secondo della duologia su Firius, che bisogna comprare per forza, perché peraltro adesso lo sto leggendo, il primo con Sam, e ho letto poco ancora ovviamente, ma mi sta piacendo più tanto. Poi una cosa che apprezzo tantissimo sono i capitoli super brevi, e adoro, perché sì. Peraltro volevo annotarlo, volevo segnarmi le frasi che mi piacevano, poi ho detto no, lascia perdere, perché dovresti segnare tutto il libro, quindi lascia perdere. E niente, questo qui costava 8,99 sterline, io l'ho pagato 10,20 euro, mi sembra, qualcosa del genere. È della Hot K Books. Poi, che in realtà è prima, ho preso il secondo volume di Crescent City di Sarah J. Maas, anche se non ho ancora letto il primo, però se è effettivamente una duologia,
la mia idea folle sarebbe di dedicare un mese solo a questi due, però boh, vedremo cosa farò effettivamente. E anche questo c'ha il disegno qui sotto nella cover, però direttamente, cioè proprio sulla copertina. E poi ha la mappa qui disegnata. C'è da dire che la Mondadori ti fa pagare i libri, però li cura parecchio. Questo costava 22,90 perlomeno dal punto di vista grafico, insomma. Aspettate che qua sto facendo tanni. E poi in ultimo, gli ultimi due libri ve li faccio vedere insieme perché sono seguiti, sono Aurora Burning e Aurora Sand, che sono appunto gli altri due volumi della serie di Aurora, visto che, spoiler sulle mie letture di aprile, ho letto Aurora Rising, effettivamente, mi è piaciuto tantissimo, ho subito recuperato al volo gli altri due, e questi costavano, cioè, o meglio, costano 19,90 e 20,90. E anche questi comunque hanno... il disegno qua a fine, cioè c'è anche l'inizio, però sto tenendo il segno per dove sono arrivata. La copertina è plastificata trasparente, insomma, cose belle. E questo anche ovviamente. Sono bellissimi, sono proprio bellissimi. Cioè, sono quei libri per i quali spendi volentieri 20 euro perché dici sì, c'è qualcosa per il costo. A differenza magari di altri libri che arrivo, che magari hanno 200 pagine e ne costano 18 di euro e non c'è niente. Quindi niente, insomma, questi sono stati i miei acquisti previsti e non previsti di aprile. Maggio sarà una strage, ve lo dico già, anche perché avevo fatto un ordine su Libraccio a metà aprile, mi sembra. No, non è vero, perché è dopo il 26 comunque, quindi... 27 forse, non so. Comunque c'era un'occasione per un libro usato su Libraccio, cioè, quando c'era il codice sconto? No, allora era il 23 aprile, perché era il giorno, ok, era il book day qualcosa. E, arrivo Minerva, arrivo, e mi devo muovere, l'ho già detto. E insomma, ho approfittato, c'era il codice sconto per le spedizioni, c'era usato un libro che io volevo, e quindi ho fatto l'ordine. Poi ho fatto casini vari, tali per cui, insomma, questo ordine è ancora in corso di sviluppo. E, nel senso che poi ci ho aggiunto delle cose in mezzo, altre offerte, altre cose. E però vabbè, questa disavventura ve la racconterò a fine maggio, quando arriverà il call di maggio, perché ormai quei libri li conto per maggio e buona. E basta, vado a vedere cosa vuole questa rompiscatole. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa avete comprato voi ad aprile. Vado. Ciao. Quindi chi è? Vuoi venire dalla mamma tu? Vuoi venire dalla mamma tu? Arrivo! Contenti contentoni adesso? Siamo contenti contentoni? Oh!